Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Kingdom, siamo tornati ed adesso dobbiamo migliorare le nostre mura. Faremo subito, senza manco pensare a questo disoccupato qua. No, 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 avanziamo e miglioriamoci subito le mura. Ma è la cosa più importante da fare adesso, soprattutto i primi giorni. Ok, abbiamo. Vabbè, poi avendo queste 3 monete in più, ci facciamo un altro tormentone. Continuiamo a negoziare, continuiamo a prendere persone. Più persone abbiamo meglio. Ok, sta arrivando la notte, non è una buona cosa. Miglioriamo subito questa torre, non perdiamo tempo adesso che abbiamo le risorse. Ecco fatto, la torre di livello 2 è molto importante, ci consente di sconfiggere i nemici anche avendo le mura di livello 2. Ok, abbiamo 4 monete, quindi qua la situazione sta a posto. Andiamo da quest'altro lato invece per cercare di migliorare anche questa, per una vediamo se da qua. Penso proprio di sì, però aspettiamo. Oddio, la luna rossa! Eccola! Eccola lì, la luna rossa, attenzione! I nemici sono più forti qui. E sono anche di più. Guarda che ho fatto la luna di livello 2. E la torre di livello 2. Oh, eccolo qua. Il tempio massonico. Perfetto, mi basta questo allora. Non va niente che c'è il cavallo scrauso. Abbiamo trovato il tempio massonico. Questo è molto importante. E che avendolo trovato, potremo migliorare i nostri edifici dal legno alla pietra. Molto importante, perché così avremo più resistenza e più attacco. I nemici saranno più stronzi, sì, però avremo edifici come si deve. Il sole sta calando, guarda caso, giusto giusto sono andato. Non è arrivato nessuno questa notte. Che fortuna! Che culo! E con queste monete io vado immediatamente al tempio massonico. Ok, fatto ciò avremo il tempio in pietra. Quindi adesso vi farò vedere che potremo migliorare le nostre torri, cosa che qui non si può. Potete ben. Aspetta, vedi, qua le monete. Ecco, già possiamo migliorare le nostre torri. Se miglioriamo le nostre torri, avremo 2 arcieri sulla torre e quindi meno a cacciare, quindi avremo meno soldi per noi, in un certo senso. Allora, a parte questo. Guarda come si va a prendere le monete, bastardo. Oh, ok, una casa dello Yarn. Eccolo qua. E vedete, adesso possiamo fare le catapulte. Ce ne facciamo una. Tanto abbiamo i soldi, abbiamo i costruttori, perché quando costruiamo una catapulta un costruttore si dovrà occupare ovviamente di ricaricare la catapulta, non può occuparsi più di costruire. Stiamo andando molto bene, molto molto. Abbiamo anche un piccolo esercito. Ancora per una moneta in cui potevo mezzo. avanzare per coltivare. Mentre qui possiamo anche fermarci qui e resistere. Adesso arrivano le monete, bastardi. Ah, però non è proprio lontano.
lontano quanto villaggio, ma mi ricordavo molto più lontano. Vabbè sì, tanto qua noi non ci arriveremo mai. Nel senso, come costruzione, non ho sogni espansionistici. Io posso guadagnare monete e vivo bene, ecco. Però aumentando il raggio della difesa dobbiamo aumentare anche le persone che la devono difendere. Quindi facciamo più persone. Facciamo qua un muro, subito. Anche qui. Perfetto. Perfetto, stiamo andando molto bene. Eccomi! Perfetto. Non perdiamo tempo e miglioriamolo subito. Ok. Molto bene. Abbiamo fatto un grande passo a sinistra. Spero di non aver perso nessuno qui. Sembra che non ho perso nessuno. Ok, prendiamo questa persona. E penso che il prossimo giorno è imminente. Ok ragazzi. Bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, abbiamo migliorato il tempio massonico, ci siamo espansi a sinistra, possiamo fare anche a destra. Grazie per questo video, grazie per aver visto questo video, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!